Benvenuti in un nuovo video, cosa mangio in un giorno? Allora, stamattina ormai come tutte le mattine sono le 8 e vado a preparare i pancake. Io non so le dosi, infatti adesso faccio un po' d'occhio perché da quando sto in definizione ancora non faccio i pancake perché di solito faccio sempre le crepe, quindi non lo so. Inizio con 40 grammi di farina e questa è la farina d'avena della settimana perché ogni settimana le faccio girare, infatti domani penso che è giovedì, la devo cambiare e quindi penso domani di registrare un vlog, quindi scegliamo insieme e vi faccio vedere un po' quello che faccio ogni settimana per il cambio della farina. Allora, mandorlacchio, mandorle e pistacchio della BPR. Devo dire che questa farina è molto molto buona, sa di pistacchio ma non è troppo invadente, ma io questa qui già ve l'ho recensita e vi lascio giù, oltre alle dosi dei pancake. Perché penso che con questa dose escono 5/6 pancake. Oltre a questo vi lascio anche il link diretto al sito per acquistarla, quindi inizio con 40 g di farina d'avena. Vado ad aggiungere un po' alla volta l'albume, inizio con 60 ml. Ad aggiungere anche 30 grammi di yogurt greco, 45, vabbè, non fa niente. Perfetta, questa è la consistenza che vi deve venire per i pancake, non troppo liquida e non troppo densa, così che vi permette di comunque creare una forma rotonda del pancake.
Scusatemi per le mie condizioni orribili, ma questo è il mio post-workout. E scusatemi pure se sentite le macchine, ma ci tenevo ad assaggiare insieme a voi. Scusatemi, il mio amichetto giusto qua in fronte. Vi volevo dire un'altra cosa. Io ho utilizzato il sugo. Infatti avete visto che nella cottura del merluzzo non ho aggiunto olio, perché comunque il sugo già conteneva l'olio, perché comunque l'aveva fatto già mamma. E quindi era inutile rifarlo e ho utilizzato quello, così l'ho anche smaltito. Però se voi comunque non lo utilizzate, utilizzate i pomodorini o il sugo direttamente dalla bottiglia, queste cose qua, vi consiglio comunque di cuocere il merluzzo sia con un po' di acqua che un po' di olio. Infatti avete visto che ho aggiunto l'acqua per non fare comunque attaccare il merluzzo. Io mi trovo benissimo con il merluzzo dell'Ondina, che lo prendo all'Eurospin, è buonissimo, quindi assaggiamo, e volevo assaggiare insieme a voi anche la pasta, che è una nuova pasta che hanno detto che supera anche, è pasta proteica, supera anche la pasta della Filling, ok, che sapete che è la mia preferita come pasta proteica, quindi assaggiamo. Non sa di niente, ma comunque è buonissimo questo combo. Niente di particolare questa pasta, cioè nel senso, almeno non sa di cartone, è buona però. Non vi aspettate chissà quale gusto, perché è molto neutro. E questa è secondo me una cosa positiva, perché comunque ha mangiato pasta proteica e molto spesso alcuni tipi di pasta proteica sono proprio di cartone. Quindi questa devo dire molto molto buona.